macchina che per lui questi 30 minuti sono conclusi in anticipo. Lani, Minardi, è una Minardi che occupa l'ultima fila, però diciamo una Minardi che quantomeno vede alla partenza del Gran Premio le due macchine. Poi ci sono tutte queste belle notizie in proiezione 97 che vedono nuova compagine societaria, vedi Briatore alle spalle di questa decisione, possibilità di un motore più competitivo, nuovi piloti, probabile la chance per un pilota italiano. C'è da dire Lami e Lavaggi sono andati molto bene nelle prove di ieri e Lami è molto vicino a due vetture che dovrebbero avere un potenziale maggiore della Minardi, ovvero la Tirrell Yamaha, che dovrebbe avere tanti cavalli, eppure Lami è lì davanti a una Futur che Lavaggi ha stretto contatto della Futur di Riccardo Rossi, che utilizza quel motore Brian Hart che potrebbe anche avere Giancarlo Minardi l'anno prossimo. Pedro Lami è rientrato in Formula 1, lo ricordiamo, l'anno scorso al volante della monoposto romagnola, è stato confermato quest'anno dal team di Fiorenza ed è il pilota di Formula 1 che ha avuto più compagni di squadra, perché ha iniziato con Fisichella, dopo Fisichella è arrivato Tarso Marquez, che si è rivisto ai box ieri a Monza, questo giovanissimo brasiliano, e lo abbiamo visto parlare a lungo con Tom Walkinshaw, per il quale